Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi, come avevo detto su Instagram e su Facebook, sul gruppo, facciamo l'unboxing di questo oggetto che praticamente mi ha mandato l'azienda tedesca Ulstein Concept, che è un sito e anche un'azienda a tutti gli effetti che principalmente fanno pick up, modifiche, e hanno messo nel loro catalogo anche il nostro Jimny. Stanno facendo dei prodotti a mio avviso molto particolari e secondo me anche delle chicche a questo punto. Spero nelle prossime settimane di potervi farvi vedere anche questi oggetti. Adesso iniziamo a vedere questo oggetto. Molti l'hanno già visto sul gruppo, qualcuno l'ha anche già installato. Adesso vi faccio vedere appunto che cos'è. Quindi, perdiamo tempo, apriamo il pacco. Io so già che cos'è, ma effettivamente non ho ancora aperto, quindi speriamo che dentro ci sia tutto con il mattone. Scherzi a parte, adesso vediamo di tirar fuori tutto. Allora, iniziamo. Qua abbiamo della manualistica con una dima, poi altra manualistica. No, questo che cos'è? Questo è TÜV Austria, quindi credo che siano le omologazioni di tale oggetto, che purtroppo vi ricordo che in Italia non si sa se si può o non si può. Però ragazzi, purtroppo in Italia sappiamo già tutti come funziona, quindi è inutile che sto qua adesso a fare un discorso su quello che si può e non si può. Poi abbiamo pacchettino con una staffa e delle faccette e una guarnizione a U. Poi abbiamo un tubo che già va così dentro la macchina, quindi già vi dico che va dentro la macchina, non proprio dentro, ma quasi. Lo mettiamo qua. Adesso penso che ci saranno pochi pezzi. Questo è piccolo ed eccolo qua. Questo qua. È il boccaglio dello snorkel. Sì, ragazzi, è lo snorkel. Stiamo parlando dello snorkel. Oggetto sia di estetica, a mio avviso, poi sono pareri sempre personali, di estetica, ma anche un oggetto di funzionalità. Quindi c'è chi lo monta per un discorso estetico e c'è chi lo monta proprio per il suo utilizzo vero e proprio. E qua abbiamo sua dimensione, eccolo qua, se zoom un po' che qualcosa si intravede, eccolo qua, con già le sue viti, pannelle, dadi, già tutto premontato per non perdere. Qua abbiamo le viti con il suo montante, per il montante. Marchio, come si vede, TJM, che è un'azienda australiana. Questo prodotto al momento lo produce solo la TJM. C'è un altro snorkel che io ho visto in rete, che se non sbaglio viene prodotto nelle Filippine, che è in vetro resina. A mio parere
quasi inutile, perché è vero, la vetroresina è dura, però è più pesante e poi si spacca subito, cioè quelle vibrazioni, non lo so. Questo è la classica, diciamo, plastica rigida degli snorkel che sono in commercio ormai da una vita, anche perché TJM è un marchio ormai da anni nel settore dell'off-road. E il TJM viene importata da Ulsten Concept, questa azienda appunto tedesca che vi dicevo, quindi non dovete star lì a fare ordini in Australia per averlo, giri, dogane. Quando andate sul sito, lo ordinate, se è disponibile 48 ore ce lo avete a casa. Ovviamente nei prossimi giorni vi mostrerò il video per l'installazione, così se deciderete di acquistarlo anche voi, ci sarà questo video per aiutarvi in caso non avete tanta manualità. Nel video farò vedere gli attrezzi che servono, anche se non sono tantissimi. Quello che serve di più è la tazza per il ferro, per fare appunto il foro, per far passare il tubo, che è questo qua. E niente ragazzi, spero che vi piaccia questo video, spero di farvi vedere altri prodotti della Ulsten, così da magari qualcuno che è indeciso nell'acquisto, piuttosto vorrebbe vedere un video di installazione, se ne vale la pena, se è bello effettivamente. Spero di portarvelo presto. Per ora è tutto, vi ringrazio, vi ricordo di seguirci sul gruppo Facebook Nuova Suzuki Gym in Italia, sulla pagina Instagram Nuova Suzuki Gym in Italia. Con questo chiudo, alla prossima, e vi ricordo che nel prossimo video di installazione ci sarà anche una chicca per tutti voi che vorrete acquistare qualche prodotto alla Ulsten Concept. Ciao a tutti, alla prossima!